Buonasera a tutti ragazzi, sono Birbante e vi do il benvenuto in questo sesto episodio qui su Spin Tires Mud Runner. Scusate intanto la mia voce per prima cosa, perché sono abbastanza raffreddatino, perché ragazzi in questi giorni fa veramente freddo e probabilmente avrò preso qualche colpo d'aria maledetto. Beh, però non dilunghiamoci troppo sulla mia malattia, sul mio raffreddore bruttissimo. Sono le 6:27, siamo abbastanza mattinieri e stiamo già percorrendo le nostre belle strade fangose, come ci piace a noi ragazzi. Siamo al bordo di questo fantastico Mercedes 8x8 Actros, molto molto carino. E cosa facciamo oggi ragazzi? Come vi ricorderete nell'ultima puntata, siamo andati a sbloccare qualche punto di esplorazione, qualche punto di osservazione, però ne mancavano alcuni e soprattutto mancava un garage ragazzi, perché è molto importante. Di conseguenza cosa ho fatto? Come potete vedere, qui attaccato all'Actros, mamma mia, faccio sempre confusione. All'Actros qui abbiamo il rimorchio, quello che porta 4 punti garage, in modo tale che così possiamo andare a sbloccare il garage che ci rimane qui. Ve lo faccio vedere, questo garageotto qua, eccolo qui. Andiamo a sbloccare questo garage e finiamo di sbloccare questi punti di osservazione, in modo tale che poi magari, non lo so cosa fare nella prossima puntata, o magari se c'è tempo inizieremo già da questa, non ne ho idea. Vedremo ragazzi, vedremo cosa fare, perché soprattutto se cominciamo a impantanarci qua, che con la 1 Plus non riusciamo ad andare avanti, la vedo molto molto dura. Perché guardate ragazzi intanto che stradine belle tortuose che ci stiamo scegliendo, cioè non è facile con questo grandissimo mezzo riuscire a passare in queste strade abbastanza tortuose. Guardate che passaggi stretti ragazzi, che qua tocchiamo dentro. Guardate le ruote posteriori del rimorchio, dove vanno. Ecco, invece di guardare le ruote posteriori, guarda davanti, va Birbante, che non sei altro che, se no poi rischi di cadere giù nella scarpata. Ok, perfetto. Ok, forse è meglio fare, proviamo a fare un po' di indoor, vediamo quello che succede. Allora, qua c'è un altro tornante e speriamo di riuscire a beccarlo, riuscire a fare la curva per come si deve. Sembrerebbe di sì, perfetto, ottimo. E poi ragazzi, purtroppo Spin Tires, veramente, il fatto che non ci siano gli specchi nei mezzi è una grandissima pecca, perché sarebbero molto molto utili, soprattutto in queste situazioni qua, perché con rimorchio, allora io posso fare così e vedere un attimino quello che succede fuori. Effettivamente posso vedere il rimorchio come si comporta e ci può anche stare, però se lo potessi vedere dallo specchio qua che è tutto nero sarebbe molto molto più comodo, perché almeno posso andare dritto, tengo la telecamera tipo così, vado dritto, vedo la strada e vedo anche quello che succede dietro. E soprattutto altra cosa che purtroppo manca, da fastidio, è quello specchio lì ragazzi, quello che vedete di fianco allo specchio, lo specchio destro, quello lì piccolino che c'è là sopra. Perché questo qua, correggetemi se sbaglio, però appunto normalmente serve per vedere fin dove è il bordo della strada, perché appunto essendo la cabina particolarmente alta, la cabina di un tir è veramente alta ragazzi, non so se voi ci siete mai saliti. Ok, qua mi sono incastrato sicuramente con rimorchio, infatti mi sono incastrato. Quindi allora retro, no così, perché dobbiamo tornare indietro. Ok, perfetto, e dobbiamo andare un po' avanti. Ecco, neanche l'ho finito di dire che sarebbe stato utile avere lo specchio qua davanti. Ok, vediamo adesso, dovrei riuscire a fare la curva meglio. No, col cavolo, dove mi sono incastrato ancora qua. Ah no, stavolta mi sono incastrato con questo alberaccio qua. Ok, vediamo adesso cosa riusciamo a combinare. Forza. No, ho preso la curva troppo stretta ragazzi, scusate, mi metto un attimo l'automatico perché sennò non andiamo più via. Allora, vediamo, scusate questo piccolo intrecciamento, però ragazzi è la prima volta che faccio questa mappa insieme a voi, quindi non conosco bene questi mega tornanti che ci sono. Allora, siccome mi sono rotto le palle, no, noi adesso ci agganciamo a quest'albero, ci tiriamo un secondo perché non ho voglia di continuare a fare avanti indietro, quindi ci sblocchiamo un secondo. Ok,
Perfetto, dovremmo esserci. Dicevo, questo specchio davanti, siccome è la cabina del tir dei tir, non so se ci siete mai saliti, però per chi c'è salito già o comunque ha qualche parente che fa il trasportatore, l'autista, le cabine sono parecchio alte, quindi uno non ha bene al 100% la percezione di com'è con la macchina, che può vedere cosa c'è oltre, soprattutto con le macchine che sono molto più basse dal punto di guida, dal punto di vista della cabina. Quindi rischi di andare a fare un incidente. Questo specchio previene questi danni, perché appunto tu puoi vedere, io il blocco differenziale, ops, scusate, con questo specchio qua appunto voi potete prevenire questa situazione qua e vedere dove finisce la cabina del tir del camion e dove inizia la macchina successiva, l'ostacolo successivo. Ecco, dopo questo breve soliloquio sugli specchi, sull'importanza degli specchi del camion, direi che possiamo andare ancora un po' più avanti. Vediamo quando cacchio arriviamo a questo garage. Perfetto, quindi ce l'avamo già posizionati per come si deve. Le nostre belle scarpe, sì, vabbè, va. Ruote sporche di fango. Anche le scarpe magari, perché ragazzi, il nostro soldatino, l'omino che siamo noi qua, guardate che mette fuori il braccio come un vero camionista. Bravo, bravo. Perfetto ragazzi, ci siamo, la sbarra si apre, perché noi abbiamo il telecomando ragazzi, quindi la nostra sbarra si apre al comando. E cosa facciamo adesso? Ci mettiamo in ribalta ragazzi, chissà cosa significa, per chi sapesse cosa significa. Vuol dire che ci mettiamo in modo tale che il semi rimorchio del nostro veicolo sia posizionato con la baia di scarico del magazzino, in modo tale appunto da facilitare l'ingresso con i transpallet o eventualmente anche con i muletti, perché molto spesso ragazzi anche i muletti vanno sopra sul semi rimorchio o sul rimorchio. Allora, mettiamoci un pochettino dritti, che a me piace fare le cose precise, no? Però in questo momento mi metto cambio automatic hose. Perfetto, benissimo. Papà, ci mettiamo in corrispondenza di quella porta lì, anche se è sbagliato, perché magari non è una vera e propria ribalta, però vabbè. Facciamo che ci lasciamo qua così, perché non ho voglia di farvi vedere 47.512 manovre. Perfetto, scaricato. Molto bene, quindi adesso noi ci posizioniamo un attimino qua, ci posizioniamo il camion nell'angolino e facciamo adesso l'esplorazione della rimanenza dei punti di observation. Ok ragazzi, ci siamo saltati, ci siamo fatti teletrasportare qui il nostro bellissimo Discovery mega cattivo da off-road avventura estrema, perché adesso andiamo, ecco, dopo che smettiamo di saltellare come dei rimbalzini, possiamo vedere delle baracchette distrutte, cose strane, meglio scappare via da qua. Vediamo un po', oddio, questo ponte qua, oddio, aspetta, piano, intanto mettiamo le marce manuali, ho detto 1 plus, ok, andiamo piano, ragazzi, un momento di panico, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ehi, fermo un attimo, controlliamo la mappetta. Allora, punto di osservazione, sì, che è qua, ok, poi punto di osservazione che è qua, qua e qua, molto bene, vediamo che cosa dobbiamo fare. Allora. Facciamo una cosa, qua c'è una salita, qua c'è una piana. Allora, siccome io vorrei evitare quello che è successo nella scorsa puntata, che praticamente stavamo andando belli tranquilli e poi il punto di osservazione, eccolo, infatti, ecco, non ho neanche finito di dire, come vedete lì c'è già il punto di osservazione che reduci da quello che era successo nella scorsa puntata, e potevo sospettare che già il punto di osservazione fosse in fondo qua alla strada, come è stato. Molto bene, questo l'abbiamo sbloccato. Questo l'abbiamo sbloccato. Perfetto. Poi, allora, dobbiamo andare in questo qua. Cosa facciamo? Seguiamo la strada o esploriamo la costa? Esploriamo la costa, va, vediamo. Facciamo un po' di off-road un po' cattivo e selvaggio. Vediamo quello che esce fuori, senza ribaltarci possibilmente, però. Oh, guardate come andiamo in scodata qua. Era pozzo cattivo. Allora... mamma mia, qua c'è. Ecco, mi sono emozionato a vedere che c'era un mezzo. Mi sono emozionato. Ecco. Allora,
ci siamo sbloccati un mezzo C25-5, perfetto, che è equipaggiato con cassone per il trasporto. Dovrebbe essere il corto questo qua, se non sbaglio. Ecco, qua c'è pure un piccolo paglietta per pescare, se ci viene voglia. Tiriamo fuori due cannette, ci mettiamo qua, ragazzi, guardate che poesia, no? Ci mettiamo il nostro bel Discovery parcheggiato così, no? Noi qua a riva del ponticello ci peschiamo due orate, due cose. Sì, non sono un esperto di pesca, quindi non so cosa si peschi nei fiumi. Quindi non lo so, fatemi sapere cosa si pesca nei fiumi, ragazzi, perché io non ne ho idea. E ci mettiamo qua, abbiamo la nostra bella baita, facciamo la nostra bella vita da eremiti, abbiamo il nostro mezzo cattivo per quando andiamo a raccogliere la legna e il Discovery per quando andiamo a fare la spesa in città. Spettacolo, ragazzi, spettacolo, una vita bucolica così. Bene, sempre dritto in teoria dovremmo arrivare al nostro bellissimo punto di osservazione. Ogni tanto non fa male trovare un po' di asfalto, ragazzi, molto confortante la cosa. Allora, però questa macchina qui, praticamente il Discovery, ho scoperto che fa, cioè se lo lasciate in automatico va di più che lasciarlo in manuale, diversamente da quanto fanno diverse vetture. Allora, ecco, 14 danni, non si sa per quale motivo. Allora, ritengo che dobbiamo necessariamente passare da qua, no? Direzione nord-est, 4 danni ancora, bene. Ok. Allora, proseguiamo. Quanto siamo distanti? Ancora 100 metri dal nostro bellissimo punto di observation. E vediamo che cosa succederà. Ragazzi, mi sono dimenticato di far partire il cronometro, quindi non ho idea di quanto sto parlando, e io spero di portarmi un episodio della durata di mezz'ora. Probabilmente ci saranno dei tagli, perché io ho il brutto vizio di cominciare a parlare a ruota e non finirla più, anche se non ci sono argomenti. Ecco, allora non so se però dobbiamo per forza, per far sparire il cerchietto, non so se dobbiamo passarci sopra. Mi sa di sì. Sì, dobbiamo passarci sopra. Allora, perfetto. Intanto il nostro punto di osservazione è qua. Perfetto. Vediamo se ci sblocca qualche altra stradina. Ok, bene. Allora, noi dobbiamo andare qua. Là intanto c'è un altro mezzo. Vediamo. Allora, qui c'è una stradina. Qui credo che il fiume si possa attraversare, quindi se noi scendiamo da qua e risaliamo, guardiamo il fiume, potremmo in teoria arrivare a questo punto di osservazione. Vediamo che succede, perché questo fiume qua mi sembra abbastanza cattivello, però questo tornante mi piace parecchio. Vediamo che succede, magari il fiume è basso, non lo so. Ah no, ecco, guardate, c'è un piccolo ponte di legno, che non è la località sciistica in provincia di Brescia, se non sbaglio, ponte di legno. Bensì questo ponticellino. Cosa facciamo qua? Non mi ricordo se è ponte di legno in provincia di Brescia. Forse ho detto una cavolatissima, non mi ricordo. Verificherò, ragazzi. Probabilmente vedrete una nota qua che vi dico esattamente l'ubicazione di ponte di legno. Allora, quindi siamo qua. Guardate che belle queste strade. Io, ragazzi, veramente mi innamoro sempre di più di questa mappa. Mi piace veramente un casino. Allora, proseguiamo dritto, se evitiamo di incastrarci nel fango, fare mood stack, come si dice in germine, in termine tecnico. Là c'è una strada che va, gira a destra, però noi dobbiamo andare dritto, perché il nostro punto di osservazione è dritto. Quindi ignoriamo bellamente questo cartello a destra e proseguiamo dritto per altri 106 metri, come ci dice la nostra bella bussolina in alto, in direzione nord-est. Rotta impostata, capitano. Oh, perfetto. Qui era un chiaro riferimento a Star Trek, ragazzi, perché a me piace un sacco come serie Star Trek. Non so se qualcuno di voi la guarda, a me piace tantissimo e la guardo. Allora, oh mamma mia, ok. Dobbiamo andare in direzione est praticamente adesso, quindi penso che dobbiamo risalire questo fiume. Proviamo a costeggiarlo, vediamo che succede. Allora, no, cosa stai facendo? Ok, il fiume mi sembra abbastanza basso e agevole per essere guadato, però dobbiamo trovare un punto. Secondo me io ho messo un coso a caso nella mappa, no? Un punto di segnalazione, eccolo, no, è lì. Ok. No, il coso è abbastanza easy da guardare. Ok.
Allora ragazzi, come potete vedere ho fatto qualche piccolo lavoretto dietro le quinte, nel senso che sbloccati i punti di osservazione ho riportato il Discovery al garage, quello lì che abbiamo scoperto, che abbiamo sbloccato oggi. In più sto cominciando a portarmi Ukirovets verso l'infinito e oltre. No, aspettate, quello lì era un'altra cosa. Verso il chiosco dei tronchi, che sarebbe situato tipo a 4500 km di distanza, che è tipo qui. Però in linea d'aria sono 858 metri, oddio. Allora, vabbè, sostanzialmente dobbiamo seguire la strada, quindi probabilmente tipo ci arriveremo di a notte inoltrata. Però vabbè ragazzi, intanto dobbiamo portare Ukirovets lì, perché quello là è lui che ci aiuta a portare e ci caricherà i tronchi, che useremo per caricare i tronchi sul semirimorchio, perché voglio farvi vedere ragazzi poi un bel semirimorchio che ho trovato sul workshop, che è veramente fico, che ci sta di brutto sul nostro Actros. Vediamo un attimino quello che succederà ragazzi, di probabilmente appunto ci arriveremo lì, che sarà mega notte inoltrata. Dunque ragazzi, ho fatto un po' di lavori dietro le quinte, nel senso che ho spostato mezzi, fatto un po' di cosucce. Come vedete sono di nuovo alla guida del nostro caro Actros, perché ci stiamo dirigendo verso il primo chioschetto per cominciare a caricare su il legno ragazzi, perché appunto dobbiamo per forza cominciare a caricare il legno per cominciare a portarlo alle segherie. Ne abbiamo ben 6 di segheria, ci sarà parecchio lavoro. Allora, siamo qui praticamente, appunto, vedete il Kirovez, io l'ho già Ukirovets, mi piace chiamarlo a me, l'ho già portato qua, quindi noi ci portiamo il nostro Actros e lo carichiamo. E sono partito con la telecamera di dentro perché ragazzi voglio farvi vedere il rimorchiazzo fico. Guardate che bello, porca miseria, guardate, veramente veramente bello, mi piace un sacco. E aspettate di vedere quando carico sopra i tronchi per farvi vedere come diventerà. A parte che adesso siamo pure in riserva, no? E quindi adesso dobbiamo fare pure la benzina. Questo qua è veramente figo, sto rimorchio ragazzi, lo trovate sul workshop di Steam. E praticamente questo qua ragazzi vi porta non solo punti di riparazione, ma bensì vi porta anche dei punti benzina, non mi ricordo quanti, però un po' li porta, ed è veramente comodo ragazzi, ve lo raccomando caldamente. Ok, adesso ci parcheggiamo qua il nostro Actros, sperando che abbiamo di avere abbastanza spazio. Spegniamo l'umotorac, fermo motore, cambia camion. Scusate questo napoletano, ogni tanto ci sta ragazzi il napoletano. Allora, trazione integrale. Sì, ecco, mi ero dimenticato che il Kirovez fa dire tante belle parole. Allora, qua credo che il volume sia tipo altissimo. Spero che non disturbarvi mentre parlo. Allora, carichiamo il nostro bel legname lungo, perché qua ragazzi in questo rimorchiazzo ci va il legname lungo. Ok, ecco, quello che vi avevo detto nella puntata 2, mi sembra, o nella 3, non mi ricordo, che il carico della legna sarebbe stato lungo e angosciante. E adesso vi dimostro perché ragazzi. Allora, 4, tiriamo giù la nostra, ecco qua, 5 per afferrare, ecco, non va bene, adesso facciamo così, ecco, perfetto, bene, vaffan bagno. Allora, 5, quindi vediamo se adesso lo rivuole, no, quindi di nuovo V4, giriamo un pochettino questo, ok, facciamo così, adesso dovrebbe andare, vediamo quanti ne ho presi, 1, 2, oh, un po' indietro, mi fa andare indietro perché è bloccato qua. Ah, ecco, allora facciamo una cosa del genere. Allora, quindi 4, questo, sperando che funzioni bene, dovrebbe essere a posto. 4, no, V4, giriamo il nostro pala, soprattutto il nostro pala, no? Ok, non funziona ragazzi. 5, V,
No, 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 ti prego. Ok, V5. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 4. Ci solleviamo il nostro bellissima, la nostra bellissima pala caricatrice. Ok, solleviamola ancora un po'. Giriamo la penna, così. Ok, dovremmo esserci. Allora, intanto qua siamo belli in riserva, sparata anche sul Kirovets. Poi al solito qua dobbiamo caricare 4 tronchi per far sì che ci accetti il chiamiamolo il caricamento automatico, passatemi il termine, non so come ben chiamarlo. Allora, intanto cominciamo a caricare questi. Ecco, vedete come sono bravo. Allora, quindi allora 4, non so se si può ancora, perfetto, ok, pensavo non potessimo più farlo. Quindi adesso facciamo così, dovremmo esserci quasi. Se facciamo un po' V, noi andiamo un po' avanti e indietro, avanti, indietro. Ok, perfetto, spero. No, allora V, 4, alziamo un pochettino. Via ancora. Qua sto sfondando il cassone, perché ci sono i piantoni qua, ragazzi, che danno un fastidio che voi non avete idea. Mannaggia sti tronchi, veramente. Per fortuna, guardate che devo prendere soltanto l'ultimo, perché appunto vi ho risparmiato questa, magari questo momento abbastanza lungo e seccante. Però siamo arrivati che dobbiamo prendere l'ultimo tronchicello, eccolo qua, perfetto. Vediamo se riusciamo a farlo senza troppi grossi problemi. Senza troppi grossi problemi, ma che diavolo sto dicendo? Ok, allora, 4, tiriamo su, perfetto. R, D, perfetto. Ok, vediamo adesso se carichiamo questo qua, ragazzi, e poi voglio farvi vedere, perché questo rimorchio qua purtroppo segretamente io l'ho già provato, quindi so già quello che succederà, come sarà il legno. Però vabbè, è giusto che voi lo vediate, che non è che poi possiamo fare le cose, è giusto che magari ne approfittiamo, che durante questi video qua magari io vi parlo anche di qualche mod simpatica e interessante che esce e ve la spiego anche. Magari se vi fa piacere vi lascio i link. Allora, quindi 4, così, 5. No! Ecco, sapete benissimo quello che sto per dire. Però facciamo una prova, ragazzi. Voglio provare a fare lo stesso una prova per vedere che succede. Per fortuna me l'ha calcolato, ragazzi, meno male. Allora, cambia camion, spegniamo il motore del Kiro, ferma, ok, ritorniamo sull'Actros, ok. Guardate, ragazzi, avete visto che figata? Io caricando il legno, lui me l'ha considerato già come assi già belle predisposte. Devo dire che ci stanno anche, sono anche fighe da vedere. Anzi, facciamo così lo vedete più globalmente. Premo anche V4, così chiudo lo sportellino dietro. E devo dire, ragazzi, che non è per niente male. Adesso c'è un piccolo bug, che in realtà non so neanche se è un bug. Però purtroppo vedete che le zampe d'appoggio sono giù. Quindi cosa devo fare? Devo staccare il rimorchio, lo devo riattaccare e le zampe d'appoggio spariscono. Quindi, vabbè, detto questo, ragazzi, vabbè, un piccolo... Non so neanche se è un bug oppure una cosa di default, non ne ho idea. Fatto sta comunque che adesso, ragazzi, noi siamo pronti per iniziare il nostro primo viaggio, belli carichi di legname, diretti a quale segheria andiamo? Quale segheria andiamo? Andiamo a questa qua? No, ci secca andare lì. Andiamo in questa qua? Però dove cacchio dobbiamo passare per andare di là? Dobbiamo fare tutto questo gran giro qua, perché il posto di blocco è bloccato. Oh, il posto di blocco è bloccato. Oh. Facciamo così, dai. Tac. Allora, quindi abbiamo detto tac, 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 più o meno, così. Passiamo per questo fiumiciattolo, che qua mi sembra che ci fosse un coso, no? Che voi chiaramente per coso avete certamente capito, così intendo per coso. Pac, pac, tac, porca miseria. Perché andiamo, ragazzi, a questa segheria qua, questa nell'angolo.
Cominciamo a mettere qua, sono già 1000 metri, ragazzi, non ho idea di che razza di strada, di che razza di giro dobbiamo fare. Quindi probabilmente magari riprenderemo il viaggio nella prossima puntata, però intanto ci incamminiamo perché sono già le 17:20 e arriveremo sicuramente di notte. È una bella strada pesante, lunga e tortuosa, ragazzi, da dover compiere. Quindi intanto ne andiamo piano piano perché siamo belli spediti. Spero che la... che cavolo, però, cioè, mi stai dicendo che me la devo fare tutta in prima sta strada? Quanto pare sì. Che palle. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Speed tires. Anche questo, andare piano piano con i mezzi, perché noi vogliamo consegnare del legname integro, perché ci devono costruire le casette, ci devono fare il barbecue. Non si scherza mica qua su Speed Tires, ragazzi. Poi arrivano i nostri clienti che si arrabbiano. Siccome noi siamo dei professionisti nel trasporto del legname, non è che possiamo fare queste brutte figure. Ok, mettiamo anche la 1 Plus per far vedere che noi siamo belli prestanti. Non lo so io. Allora, dobbiamo andare qua. Perfetto, e noi ci facciamo questo bel viaggetto. Ne approfitto, ragazzi, per darvi due info. La prima, un po' stupidina. Mi è stato fatto notare che praticamente il Gomitsu, ragazzi, io so benissimo che in realtà si chiamava Gominu, però io l'ho sempre chiamato Gomitsu perché mi piaceva di più. Mi è stato fatto notare, ragazzi, che se voi prendete Gominu, per come è scritto, lo leggete al contrario, cioè lo fate il palindromo, cioè non fate il palindromo, scusate, perché il palindromo è una parola che si legge da entrambi i versi e ha lo stesso significato, lo leggete al contrario e diventa Unimog, ragazzi. Cioè, ci sono rimasto troppo male, io non la sapevo sta cosa qua. Cioè, veramente, sono rimasto sconvolto quando ho saputo questa cosa. Cioè, è una cosa da rifletterci, ragazzi. Attenzione qua a non cadere con la ruota. Ok. E questa è una. La seconda cosa, ragazzi, un po' più seria, diciamo, perché qua era una piccola curiosità del cavolo. La seconda cosa, un po' più seria, è che volevo comunicarvi che ho fatto qualche multiplayer così da solo, cioè... per i fatti miei, non registrata, con i ragazzi di Universo dei Nabbi. Io vi invito, ragazzi, a passare dalla loro pagina Facebook, che vi lascio anche il link, e sono dei ragazzi molto simpatici che fanno anche loro farming, se non ricordo male, e però vabbè, soprattutto giocano a Spin Tires. Appunto, io ho giocato con alcuni ragazzi, alcuni admin come Carlitos, Andrace93 e Mattia. Vi consiglio appunto di fare un salto sul loro canale se già non lo conoscete. E appunto loro mi hanno dato anche qualche dritta su come funziona, come installare bene delle mod, qualche ragguaglio, insomma, che non fa mai male. E se non sbaglio hanno fatto, se non ricordo male, un tutorial su come installare le mod su Spin Tires. Fatemi un giro sul canale, appunto, ragazzi, per conferma, perché non vorrei dirvi delle cose stupidissime. Ma oh, cacchietto. Allora aspettate qui, tragicissima. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok, io volevo fare, prima di chiudere la puntata, ragazzi, io volevo fare quel tornante che c'era qua, che vi ricordate che l'avevamo fatto prima? Cioè prima, sì, in realtà l'abbiamo fatto prima. Quando siamo andati a esplorare, quindi guardate, io voglio farlo questo tornante perché mi ispira un sacco, però io mi sto chiudendo un sacco l'angolo di sterzata, però vabbè, ragazzi, che ci dobbiamo fare. Però intanto l'abbiamo superato, guardate con che cattiveria e maestria, ecco, ma cattiveria e maestria sta uscendo di strada, molto bene, perfetto. Che cavolo, ma porca, queste frasche, fronde. Ma perché c'è... un albero abbastanza importante, dai. Ok, perfetto. Allora, Mizzichina, per non dire altro, ragazzi. Occhio qua. Segno della croce. Attenzione. Ok. Guardate come si imbarca il ponte, ragazzi. Qua cadiamo dentro. Ah, no.
No, no, no. No. Allora, oh no. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Oh. Piano, piano. Dobbiamo risalire un attimo. Porco cane. Ah, yeah, yeah, yeah. Qua ci facciamo male, ragazzi. Qua ci facciamo male. Ormai la curva è stata impostata così. Non cadere, ti prego. Ti prego, non cadere. Ti prego, non cadere. Vediamo se riusciamo a fare aggrapparci a qualche albero. E già sta anche venendo notte, ragazzi. Sta anche venendo notte. E qua io la vedo non brutta di più. Qua nella realtà avremmo già distrutto tutto, ragazzi. Ecco, e un albero è andato. Calma, ragazzi, calma. Calma, calma. Ecco, e anche l'altro albero è andato. No, 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 no. No, 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 ragazzi, è terribile qua la situazione. Devo riuscire a beccare questo qua. No, vi prego, ti prego, ti prego, Spin Tires, non farmi questi scherzi. No, abbiamo perso il legname. Ma perché ho voluto fare questa strada? Bene, io adesso non so come fare a sbrogliare questa situazione. Direi che per questa puntata è tutto, ragazzi. Penso a quello che dovrò fare dietro le quinte per cercare di salvare questo mezzo. Mannaggia a lui, mannaggia. Niente, ragazzi. Io in questa tristezza e con questa immagine bellissima di un Actros ribaltato, vi rinnovo l'appuntamento per settimana prossima, per mercoledì prossimo, per il settimo episodio di Spin Tires Mud Runner. Ciao a tutti, ragazzi.